Ciao ragazzi, oggi una partita intera di Parco in cui voglio parlarvi di rap. Ragazzi, eccoci qui, voglio parlarvi della rap. Prendendo questa partita in esame, guardate i livelli dei nostri avversari, c'è un elite e due livelli decisamente più bassi. In questo specifico caso io credo che siano dei secondi profili. Che vuol dire sono dei secondi profili? Per chi non lo sa, sicuramente vi state facendo un'idea di come funziona il multiplayer al Parco. Ci sono molte persone, a volte anche a me è capitato sicuramente, a voi allo stesso modo, di non giocare contro alcuni avversari che hanno dei livelli decisamente alti, hanno magari una media vittorie vicina al 90%, insomma sono quelle partite in cui andiamo a perdere al 100%, e chiaramente al Parco molta gente non vuole magari perdere tempo in una partita anche stressante, e quindi appena si vede un livello estremamente alto o ancora peggio una squadra con tre livelli estremamente alti, allora si punta a non giocare e cercare un altro campo. Ho passato questo momento nello scorso anno, infatti al 2K19 avevo ben 4.000 partite giocate più o meno, ero arrivato abbastanza velocemente al livello superstar, anzi no, che dico superstar, il livello più alto era Elite 3. Una volta arrivato a Elite 3 cominciava ad essere davvero difficile giocare anche insieme ai miei compagni, a volte eravamo in squadra tutti Elite 3 ed era davvero difficile trovare un campo in cui giocare perché uscivano davvero tutti. Qui chiaramente sta succedendo lo stesso, perché molta gente già a livello Elite, molta gente a livello Superstar 2, Superstar 3, che tra l'altro ci danno dei bonus che possono essere, non so, il cartellino palestrato su ogni build e alcuni cartellini, quello del blocco pesante, del palleggio al Parco, insomma tutte ricompense che privilegiano per l'appunto chi ha un livello molto alto. E va da sé che molti con dei livelli un po' più bassini non vogliano giocare contro di noi. Per fortuna non è il mio caso e quello del mio terzetto con cui gioco più spesso, quello che vedete in questo gameplay, perché abbiamo dei livelli ancora abbastanza bassi. Io sono Superstar 1, altrettanto Dorenz, poi c'è Zoff che ha poco dall'essere Superstar 1, quindi troviamo ancora molta gente che vuole giocare contro di noi, quasi tutti quanti. Quindi per ora noi non abbiamo questa difficoltà, ma chiaramente è una situazione che a breve toccherà anche noi, perché vedo davvero tanta gente che esce e non vuole giocare contro delle persone con un livello decisamente alto. Quindi appunto questa gente, stressata dal fatto che nessuno voglia giocare con loro, spesso ricorre a questo escamotage tra virgolette, un secondo profilo. Secondo profilo, si creano un altro account e creano purtroppo per loro, perché devono rifarmare tutti i cartellini, tutti i vari giocatori, quindi creano dei nuovi personaggi, partono dal livello rookie e quindi la gente comincia a voler giocare di nuovo con loro. Chiaramente sono ancora molto forti e quindi magari vanno a vincere subito tantissime partite, salgono subito di livello e ritardano semplicemente quella che poi sarà la difficoltà nel trovare partita. E penso che questo sia appunto il loro caso, perché era una squadra decisamente affiatata, anche i giocatori con il livello più basso non dimostravano assolutamente la skill che dimostra un livello di quel valore, ma sembravano decisamente più forti. La partita è molto tesa tra virgolette, molto nervosa, si vede che era una partita tra gente che sapeva giocare. Io mi accorgo subito di quanto sia forte il mio avversario, onestamente, perché adottano determinati movimenti in difesa e in attacco, e questi tre adottavano davvero, guardate, anche queste palle rubate così, non sono assolutamente delle palle rubate che rubano
dei giocatori che hanno 50-60 partite al parco, ma assolutamente sono dei movimenti che riescono ad attuare soltanto le persone con tanta esperienza e che quindi davvero ne sanno a pacchi di questo gioco. Quindi tutto ciò mi ha portato a pensare che questo appunto fosse un terzetto composto da tre amici che giocavano insieme da tempo, dei quali due si sono rotti di non giocare più una partita e quindi hanno deciso di farsi un altro profilo e così ritornare a giocare e trovare partite, perché altrimenti davvero non ne sarebbero usciti. La partita quindi è subito di livello, me ne sono accorto davvero subitissimo, molto nervosa, cioè c'erano molti falli, molti tentativi di rubata per distruggere il gioco, loro facevano ottime spaziature e davvero ci hanno messo molto molto in difficoltà. E infatti non è il più bel gameplay che abbia mai fatto dal punto di vista della pulizia, ma davvero la partita era molto tesa, si vedeva che c'erano in gioco due squadre che sapevano giocare ed era assolutamente difficile trovare due punti facili, per questo a volte abbiamo dovuto cercare di trovarli nei modi più strani, magari anche con dei tagli, con delle forzature. E questo appunto ci porta a parlare di quanto in realtà conti questa rep, perché appunto quanto può essere attendibile? A questo punto per niente, non lo è per niente, perché ragazzi io ho visto degli Elite, dei Superstar 3, che poi basta andare sul telefono, guardare la percentuale di vittorie e avevano percentuale di vittorie 20% al parco. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire semplicemente che hanno giocato una marea di tempo e che semplicemente non, il loro valore non è quello che dimostra il loro cartellino, il loro badge della rep. Quindi il mio consiglio è quello di giocare più spesso, perché comunque anche nel caso in cui troviamo una squadra molto forte e degli avversari molto forti, state pur certi che da loro possiamo imparare, perché a giocare contro i terzetti che non riescono a far nulla, onestamente non si impara niente, non si impara assolutamente nulla. Guardate qui che bel pick and roll che hanno fatto, assolutamente degno di una squadra che gioca insieme da tanto e che conosce bene il gioco. Quindi ripeto, giochiamo un po' più spesso anche con quelli forti, perché ci aiutano a migliorare. Qui un'altra rubata, non mi venite a dire che questo ha 50 partite giocate, perché davvero fanno dei movimenti soprattutto in difesa che sono decisamente degni di un Superstar 2, Superstar 3 anche. Quindi ripeto, il valore della rep di tutte le persone che troviamo al parco nel 70% dei casi può essere veritiero. Un Elite 1 nel 70% dei casi sarà molto molto forte, però se noi lo troviamo al parco così, nessuno ci assicura che magari è in squadra con i suoi amici con i quali vince sempre, magari sta semplicemente giocando da solo, si è trovato dei random, vuole fare una partita e sono molto più battibili di quello che sarebbero in realtà. Allo stesso tempo possiamo trovare dei livelli che non sono niente di che, semplicemente hanno giocato pacchi di partite e hanno aumentato il loro overall, quindi sono arrivati a dei livelli molto alti. Altro aspetto da valutare è la costanza e la presenza in game, soprattutto quando si tratta di giocare degli eventi. Prendo per esempio il mio caso, io non ci sono quasi mai nel fine settimana, che è il periodo in cui ci sono gli eventi. Ho saltato anche due Puma Event per impegni personali, quindi non ho potuto avere il 4x, mi ritrovo ad avere una rep abbastanza bassa, questo perché non ho mai potuto usufruire di questi eventi con doppia, tripla, quadrupla rep, l'avrò fatto una volta sola il Puma. Quindi assolutamente su questo ha pesato molto su quello che è il mio valore di reputazione. Al tempo stesso potete trovare gente che magari non è niente di che, però ogni sacrosanto weekend che c'era un evento di questi che ti danno doppia rep e si trovava a casa, li ha giocati tutti, è andato avanti tantissimo con la barra e quindi adesso si trova una rep che è molto più alta della nostra, ma magari sul campo noi siamo decisamente più forti. Quindi non vi lasciate influenzare da quel badge che c'è lì, giocate un po' più spesso anche voi, perché ripeto, anche nel momento in cui trovate degli avversari molto molto forti,
Comunque da loro potrete imparare qualcosa, cosa che non farete sicuramente con gli avversari molto molto scarsi. Qui siamo addirittura di arrivo, andremo a fare quest'ultima ottima difesa su questo loro pick and roll continuato e Zoff andrà a prendere un rimbalzo davvero importantissimo per lanciare in contropiede Dorenz, che va a chiudere così una partita non bellissima dal punto di vista estetico ma molto tirata. I ragazzi sono quelle che mi piacciono di più, anche quelle dove non riusciamo a giocare chissà quanto bene, dove abbiamo mille difficoltà, palle perse, ma sono davvero quelle più divertenti da giocare e sono sempre contro persone di livello alto, o in questo mio caso persone che si sono rifatte un altro account, perché con quello vecchio sicuramente non riuscivano a trovare neanche una partita. Ragazzi, grazie di aver visto questo video, mettete un like, iscrivetevi se siete nuovi e al prossimo video. Peace.